Gestire le risorse previdenziali come fanno le casse vuol dire saper adeguare le proprie politiche al contesto mutevole, nazionale e internazionale. Lo sanno benissimo i dottori commercialisti che con la loro cassa sono un esempio virtuoso di gestione del patrimonio con una decisa sostenibilità finanziaria. Tutto questo grazie alla capacità dimostrata in questi anni di aver saputo investire nella direzione giusta. Tuttavia, per agevolare gli investimenti nel sistema nazionale, nelle imprese e nell'economia reale, spetta al legislatore e alla politica in generale creare le condizioni migliori, come ha evidenziato il presidente Walter Anedda, in occasione di Previdenza in Tour, una giornata organizzata a Caserta proprio per discutere di questi temi. Non chiedo niente, nel senso che le casse, tutte le casse di previdenza godono di un'autonomia normativa, gestionale, amministrativa e finanziaria. Chiediamo soltanto di poter lavorare, anzi se devo chiedere una cosa forse è quella soltanto di liberarci da qualche lacciuolo che negli ultimi anni ci è stato stretto attorno per motivi di natura finanziaria. Le casse hanno al loro interno tutti gli strumenti per poter agire ed è giusto che lo facciano in maniera responsabile. Il presidente dal palco ha poi lanciato la sua proposta. La cassa è pronta a investire, in primis in infrastrutture, ma gli investimenti non possono essere eterodiretti. Allora, ci sono alcuni interventi sul piano internazionale che possono vedere le casse in prima linea, ma è chiaro che anche la scelta sul blocco investibile non può essere una scelta eterodiretta, questo è fondamentale. E attenzione, di metterci in una finanza, anche questo ricordato, significa essere buono. Perché se i primi a credere, o meglio che dimostrano di credere, sulla realtà di investimento del paese sono gli investitori domestici, la facilità dell'investitore straniero di arrivare in Italia cresce. Una proposta condivisa da Michel Martone, docente di diritto del lavoro e della previdenza, alla Luis Guido Carli di Roma, uno dei relatori alla tavola rotonda. Credo che il messaggio lanciato oggi dal presidente Anedda sia un messaggio positivo che guarda al futuro perché consente intanto, dimostra che il settore delle casse ha molta voglia di sviluppo, ha capito che lo sviluppo è la priorità del paese e mi auguro che lo capisca presto anche la politica.